nostro presidente mi ha chiesto: ma perché non facciamo un concorso con l'Accademia di Brera? Ci ho pensato tipo una frazione di secondo e ho detto sì. Non sapendo come onorare il lavoro, l'impegno di Silla Corradini, che ha dato alla società tutta la sua vita sostanzialmente, è venuta l'idea di pensare ad un premio che si ispirasse un po' al nostro lavoro. Si è pensata a Brera perché Brera è un'eccellenza nell'arte anche a livello internazionale, così come la Duna nel suo piccolo è un'eccellenza nei suoi settori. Ci piaceva il fatto di renderci disponibili a sostenere ragazzi, istituti, professori che credono invece in un ruolo dell'arte come modo sublime di comunicare dei concetti, di comunicare dei valori, di comunicare anche in un qualche modo dei principi, un'etica. Un'azienda come la nostra può aiutare il mondo dell'arte a sviluppare tecniche usando materiali diversi. L'arte ricerca, il nostro lavoro è assolutamente basato sulla ricerca. Già da subito un ottimo feeling, un ottimo modo di parlare, di vedere e di discutere quelli che potevano essere sia i problemi ma soprattutto le opportunità che questa nostra resina ci avrebbe potuto dare. Cos'è che mi ha più colpito? È stata sicuramente la collaborazione, cioè discutevano in modo creativo, discutevano in un modo che faceva sì che ognuno di loro potesse dare il meglio di se stessi. Questo è stata una cosa che sicuramente da parte mia mi ha reso molto felice. Il titolo del mio progetto è Il mio sogno nel cassetto e l'idea è nata dal fatto di poter conservare qualcosa all'interno di un contenitore o comunque un involucro che diventa quasi un grembo, come se fosse una scatola di gelato che mantiene qualcosa di liquido e organico, con l'intento di metterci al suo interno qualcosa che non è realmente presente, ma è un puro pensiero, un'idea che ognuno di noi può far proprio. L'idea del titolo, Il mio sogno nel cassetto, è proprio data da qualcosa che scompare anche nel corso del tempo, comunque si modifica. Il mio lavoro è un solido trapezoidale. Ogni punto di questo lavoro è dinamico, perché nasconde in sé la sinuosità, quindi delle curve. Quindi apparentemente è un solido, ma in realtà può essere considerato qualcos'altro. Il secondo punto cruciale del mio lavoro è la mutevolezza. Ci sono dei graffi su questo solido e infatti ho scelto di non passare questa resina perché così il tempo potesse cambiare la superficie. Quindi ho scelto di fare questo contrasto. Il bianco della vernice, lucido, potente, mentre il materiale grezzo all'interno. Con quest'opera che rappresenta un cuscino morbido, al centro c'è un incavo, quello imponente con cave che lascia la testa dopo che si è levata. Rappresenta come la nostra sensibilità ed intelligenza tutto in centro nell'incavo. Quindi questa è la mia idea. Questo progetto parte da una ricerca di creare una specie di scultura per avere diverso visione, si vede diversa cosa. Ho messo due parole abbastanza semplici, benvenuti e arrivederci. Cerco di aggiungere qualcosa, qualche emozione, qualche supporto tra i visitatori e l'oggetto lo stesso. Questa è la mia, diciamo, ricerca principale.
l'ha fatta per il piacere di farlo, l'ha fatta per il piacere di sostenere un mondo che è un po' rimasto ai margini, che è quello appunto dei giovani, della creatività, dell'arte, di saper coltivare, ecco, la bellezza.